Ciao a tutti. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ai Laghi di Fusine, in provincia di Tarvisio, in Friuli, e siamo al confine con sia la Slovenia che l'Austria. Adesso andiamo a vedere i laghi e abbiamo dormito qui nell'area camper. Area camper, è un parcheggio camper che è sempre stato gratuito fino all'anno scorso, ma adesso è diventato pagamento. Ci hanno subito fatto spostare e pagheremo anche, siamo arrivati ieri sera come auto, almeno ci hanno cavato dall'area camper. Questo è il parcheggio auto, ci sono anche i bagni e un piccolo bar, e la roba assurda è questa: qua c'è sempre stato un prato, il lago iniziava là in fondo. Abbandoniamo il lago superiore per spostarci a quello pochi metri più sotto, che è quello inferiore, ed è dove si prende la foto, diciamo, più famosa del riflesso delle montagne. Qua su in cima c'è il monte Mangart, che in teoria, se riusciamo, si è aperta la strada, che anche quella era a pagamento anche l'anno scorso, poca roba. Si sale dalla Slovenia, è una strada assurda, va in quota di brutto, e si riescono a vedere i laghi di Fusine dall'alto, da molto in alto. Quindi speriamo di riuscire, perché è bello. Laghi di Fusine, sempre belli, in ogni stagione, davvero. E adesso ci spostiamo in Slovenia, facciamo colazione e andiamo a vedere Zelenci. Ci siamo fermati in questo bar anche perché l'anno scorso, che era febbraio, quando sono arrivate le prime notizie di coronavirus in Italia, poco prima del lockdown, è stato l'ultimo viaggio che ci è riuscito a fare. Ed eravamo proprio seduti in questo bar quando al telegiornale davano le notizie che era arrivato il Covid in Italia, quindi è un pelino come chiudere un capitolo, dai, speriamo. Sì. Questa è Zelenci, la riserva naturale. Incredibilmente, per la prima volta da quando veniamo qua, siamo soli e non dobbiamo aspettare un'ora per fare una foto, e adesso vi porto a vedere il colore dell'acqua da sopra la capannetta. Abbandoniamo Zelenci per andare alla cascata Periknik. Cascata Periknik, una bomba, ci siamo annegati? Sì, un bel po'. Ma non l'avevamo mai vista con così tanta acqua, quindi tanta roba. Siamo rinfrescati al fiume e adesso andiamo al lago Jasno.
Ora saliamo il passo Mostroica e ci fermiamo a vedere la Ruska Kapelica, che è una chiesettina russa. Passo, seguiamo la strada fino a Plezzo, ed è la strada che costeggia il fiume Soka, che poi diventa il nostro Isonzo, e dopo vedrete com'è il fiume, è stupendo. Sempre lungo il fiume Soka, siamo fermati al Grand Canyon di Soka, ovviamente, e abbiamo trovato un posto che va abbastanza di moda, c'è tanta gente qui. Adesso andiamo solo a dare un'occhiata. Abbandoniamo il fiume Soka e andiamo a vedere la cascata Virge. Allora, adesso stiamo provando ad andare su al Mangart, ma ovviamente all'inizio della strada c'era un divieto, però dei locali ci hanno detto no BTS, quindi vediamo cosa succede. Non si sale, speriamo che il divieto fosse solo perché c'è la neve e non riusciamo ad arrivare in cima. Tra l'altro il Mangart è qua dietro la nuvola e non mancava tanto in realtà, un paio di chilometri. Comunque la vista è bella, non è limpidissimo, però è bella. Torniamo giù dal Mangart e purtroppo non vi abbiamo fatto vedere i laghi di Fusine dall'alto e speriamo che non ci arrivi nessuna sorpresa a casa, che tra l'altro all'ingresso c'è una telecamera, però non si è gli unici a essere saliti. E adesso ci spostiamo, vediamo, non sappiamo ancora dove, comunque torniamo in Italia a dormire. Siamo tornati in Italia, al lago del Predil, poco lontano dal confine, e dormiamo qui, che c'è un parcheggio che una volta c'era il divieto, avevano messo il divieto. Ora è pieno di furgoni e camper e il divieto l'hanno cavato. Quindi però è a pagamento. Sì, durante il giorno a pagamento, però 6 euro il camper, 3 euro le macchine, poca roba.
Vi spieghiamo perché non dormiamo in Slovenia. In Slovenia è assolutamente vietato dormire in libera, quindi fuori da campeggio, aree autorizzate. E noi non siamo troppo fan dei campeggi. E già una volta, un paio d'anni fa, ci ha bussato la polizia, che eravamo veramente nel mezzo del niente, però lo sanno e quindi vanno a cercare proprio dove si mettono i furgoni per fare delle multe. E ci era andata bene, quindi onde evitare, adesso che siamo vicino al confine, siamo tornati in Italia. Buongiorno. Buongiorno. Perché non siamo al Predil? Allora, ieri un giorno in ritardo, se no non venivamo qua. Sì, è arrivata la notizia della febbre del topo, che c'è l'epidemia in Slovenia. E c'è anche il primo caso in Italia. Esatto, e ieri mattina abbiamo visto tantissimi topi nel pieno, bosco. Pieno di topi. Oh, che carini, guarda che carini! E poi alla fine sono dei bastardi. E ieri sera al parcheggio del Predil, cioè, non ce n'erano decine di più, centinaia, sì, era pieno. Sono quei, proprio quei topolini da bosco piccolini, che sono anche carini, però... Allora... Cioè, un po' lì era inquietante anche al di là del virus, perché erano veramente troppi. Sì. Allora abbiamo deciso di spostarci. Sì, siamo venuti in centro a Cave del Predil, che è un paese rimasto un po' fermo nel tempo, ai tempi delle miniere. C'è il museo della miniera, per il resto è quasi tutto abbandonato, un po'... però ha il suo fascino. Adesso andiamo a far colazione. E poi il piano di stamattina era fare un giro col SUP che abbiamo dietro, nel lago del Predil, che non faremo. E andremo a vedere le nostre cose, stando attenti a non stoccassare niente. Siamo venuti a dare una sbirciatina al lago con la luce e adesso ci spostiamo al fontanone di Goriuda. L'ultima volta eravamo rimasti molto male dal fatto che avevano messo il divieto di campeggio ovunque, ogni minima piazzola, compreso tutte queste zone qui che sono dei letti del fiume, è bellissimo. E li hanno cavati tutti, evidentemente hanno visto che... Qua non ci sono un granché di alberghi, quindi forse hanno visto che senza il turismo dei furgoni e dei camper non gli conveniva molto, quindi positivo. Passata sta storia dei topi, è un posto che merita un sacco. Stiamo salendo al Fontanone, che secondo me è una delle cascate più belle d'Italia in assoluto. E non c'è mai stato nessuno, siamo venuti più volte, sempre vuoto. Ora il parcheggio è pieno, quindi direi che inizia ad andare di moda anche questa. Per la strada e andiamo a vedere la cascata e ponte di Repepeit. Nonostante sulla strada ci sia un traffico notevole, questa cascata per fortuna non la conosce ancora nessuno. Ultima tappa del tour, cascata Rio Champeit, quindi non sappiamo come si dice. È sfortunata perché è sotto l'autostrada e tra l'altro Maps non ti dà... Cioè non ti ci fa arrivare con la macchina, cioè sbaglia la strada, quindi bisogna un po' inventarsi
il percorso. Anche questa direi che è poco conosciuta, però abbiamo visto che c'è qualcuno. Ora andiamo a vederla. Prima di andare a casa volevamo fare la pausa pranzo sul letto del fiume Fella, si chiama. E adesso stiamo guidando qui nel letto del fiume, ma siamo arrivati in un punto che non riusciamo ad andare avanti. Siamo curiosi di provare le piastre antisabbia, però un'altra volta dai, quindi ci fermiamo e andiamo a cercarci un altro punto. Si è riusciti a scendere vicino all'acqua, è bellissimo. Siamo stati un po' pensierosi perché abbiamo fatto una discesa che non siamo straconvinti di riuscire a rifare in salita. Se nel caso, se ci volete venire a prendere. Sì, esatto. Il rischio è di rimanere piantati, però lo scopriamo dopo. Adesso ci godiamo il pranzetto. Ci laviamo le mani per la 180esima volta, dopo che abbiamo scoperto la storia dei topi. E poi si mangia. Buon appetito. È andata bene, siamo riusciti a salire senza neanche raspare troppo, dai, pensavamo peggio. E quindi è ora di andarsi a casa. Quindi vi salutiamo, vi ricordiamo di mettere un pollice in su e iscrivervi al canale. Ciao a tutti. Ciao.